Bravi. Buonasera. Salve. Buonasera. Che ci fa qua? Sono venuto a fare un provino qui dove siamo, che cioè, sì. Ma? Sono venuto a fare un provino. No, a parte che non abbiamo già fatto i provini, il cast è completo, sì. È chiuso, quindi lei è fuori luogo. Sì, almeno ci può dire il nome? Non mi sono preparato per... Un nome? Il nome è facile. Vabbè, nome. Facciamo una cosa... Facciamo il nome? Una cosa semplice per tutti. Mario. Mario? Mario. No. No? Non ti chiami Mario? No, no, non mi piace, c'è una cosa più originale. Mario. Mario. Mario è bello. Eh sì, Mario è bello. Mario di cognome? Di cognome? Ah, sì, ce l'hai un cognome? Ah, ce l'ho! Ah. Nome Mario, cognome De Janeiro. Mario De Janeiro. Mario De Janeiro. Senti, senti, senti come risuona. Sì, 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 già funziona. Funziona. Scusate, ma perché li fate entrare? Ma, scusa, signor Mario De Janeiro, cosa possiamo fare per lei? Già che qui... Sono venuto qui a fare il provino per diventare attore di cinema famosissimo. Ma posso dire una cosa? Secondo me lei non entrerà nemmeno in un cinema vestito così. Sono appassionato di cinema, vado tutti i giorni al cinema. Ah, è un cinefilo. Da parte di madre. No, vabbè, vabbè. Senta, l'ultimo film che ha visto. No, non applaudite, altrimenti si galvanizza. L'ultimo bello. Film che ha visto. L'ultimo film che ho visto, quello là, quello bellissimo che sta vincendo un sacco di premi. Sì, che parla della bomba atomica. Ah, beh, coso lì, Bombenheimer. Che è Bombenheimer. Non è Bombenheimer, a parte si chiama Oppenheimer. Oh. Ed è un film del grandissimo Christopher Nolan, che è un regista visionario, che ha girato Interstellar, Batman, Inception, che sono tutti dei film di... Merda. No! Di fantascienza, non lo applaudite. Invece approvo. Fantascienza. Vogliamo ricordare la trama di Oppenheimer, almeno fa qualcosa? Vogliamo? No, dobbiamo. No, allora, quello che ho capito io. Sì. Allora, c'è questo questo Bombenheimer, signor Bombenheimer. Non è un signore, è un fisico importantissimo. Insomma, questo culturista. No, è uno scienziato. Vabbè, insomma, che c'ha una bancarella di bombe atomiche. C'è una bancarella di bombe atomiche. A un certo punto lo chiama il presidente degli Stati Uniti, dice... Chiama uno che è una bancarella. Sì, c'è il numero privato. E dice, Bombenheimer! Fammi una bella bomba di quelle che sei tu, che a Capodanno voglio fare un figurone. Ah, perché mo Biden... E Bombenheimer dice, si mette, la costruisce giorno e notte. A un certo punto, mentre la costruisce, si rende conto che gli manca una vitarella. Ah, per completare il capolavoro. Dice, mancava una vita. La vitarella dice, caputtana. No, questa battuta non me la ricordo. Bombenheimer, adesso devo uscire, devo andare al Ferramentheimer. Ferramentheimer. Sì, perché lì nel paese di Bombenheimer c'è il Ferramentheimer, il Gelatheimer, il Benzinheimer. Vabbè, ma scusi, ma qual è sto paese? Catanzheimer. Lei vuole fare il comico. Lei vuole fare il comico. È storia, no, è storia. No, è storia. Lei sta facendo il cretinaio. Sì. Da parte di madre, però. No, ma anche di padre. Stringiamo, cosa fa Oppenheimer? Allora, cosa ci può vedere? Nel film facciamo la scena finale che lui ha costruito la bomba. Esatto. Allora, presentiamola. Signore e signori, il signor Mario De Janeiro. E sono io. Nella scena finale di Oppenheimer. Vuole un accompagnamento? No, grazie, lo prendo già. In che senso? No, non quello. 250 euro. No, 250 euro. Noi parlavamo dell'orchestra. Ma musicale, il maestro. No, a posto così. Faccia la scena finale. È una bella cosa comunque. Vabbè. Allora, scena finale di Bombenheimer. Beh, ragazzi. La bomba è pronta. Sì. Sono le 4 di mattina. Io c'ho una certa. Che facciamo? Che babbaimer? Ma se ne va, vai fuori. Posto, sei loro.